La legge Severino garantisce il privilegio di parlamentari, deputati, senatori e ministri, mentre colpisce sindaci e funzionari pubblici. Il Parlamento dorme, lo ha detto Vincenzo De Luca questa mattina a Radio Anch'io, su Radio 1. Si vede che c'è un privilegio garantito alla casta parlamentare, ha sottolineato il presidente sospeso della Campania, mentre si caricano le responsabilità sui sindaci. Qui, ha aggiunto De Luca, c'è qualcuno di noi che si sta giocando la vita. L'unica legge ad personam che c'è oggi in Italia è la legge Severino. All'obiezione le leggi finché ci sono si rispettano, ho sempre detto, è assolutamente la mia convinzione. In un paese democratico De Luca non doveva essere candidato, e dove sta scritto? Il diritto all'elettorato attivo e passivo è il principale diritto di un paese democratico. Io mi sono candidato perché la Costituzione me lo consente. La contraddizione è nel fatto che c'è un paese nel quale tu puoi essere candidato perché la Costituzione te lo consente, e poi c'è una legge sgangherata che non ti consente di esercitare i poteri democratici. Il problema è la contraddizione del Parlamento italiano, non mio, e di un Parlamento che dorme da un anno e mezzo perché avrebbe dovuto modificare quel punto della legge. La mia battaglia, ha aggiunto De Luca, è per affermare uno Stato di diritto, per affermare il diritto di un cittadino a non essere distrutto da una idiozia, tipo, ha detto, la nomina di un project manager. Faccio la mia battaglia per impedire che l'Italia sia un paese paralizzato dalla paura della firma. Vuoto di potere mi pare una cosa che non sta né in cielo né in terra. La legge prevede che il Consiglio si riunisca entro 20 giorni dalla data di proclamazione, e quindi sarà convocato entro 20 giorni. Quale vuoto di potere? Dove lo si vede? Questo è il riflesso della campagna di aggressione mediatica che ormai ha cancellato ogni questione di merito. Tutto è confusione, tutto è Severino. Io rivendico la immagine di dignità delle istituzioni campane e vedrete che fra qualche giorno daremo una prova di dignità e di rigore spartano, come mi è capitato quando ho governato la sindaco. Il Presidente del Consiglio ha preso una decisione che non è quella che avrei preso io, ma io comprendo ovviamente Renzi, comprendo perché capisco le sue motivazioni. In questo clima di opinione pubblica frastornata e anche indignata, era difficile fare diversamente. Se avesse fatto qualunque altra scelta, si sarebbe scatenata una campagna di aggressione politico-mediatica centrata sulla contestazione delle leggi ad personam. Rispondo, questo è un capovolgimento della verità.